Ciao a tutti. Ciao a tutti. Bene, oggi parleremo dei bastoncini, cercando di tralasciare l'aspetto puramente narrativo e di focalizzare la nostra attenzione soprattutto sugli aspetti tecnici, quindi composizione, utilizzo nelle varie stagioni e vari tipi di bastoncini, poiché sul mercato ce ne sono davvero davvero tanti. Detto questo, comunque faccio una piccola premessa su chi ha cominciato a utilizzare questa tipologia di ingrediente, ossia il Big Food, utilizzato prevalentemente nato per l'allevamento dei volatili, è impiegato per la prima volta dagli amici di Fred Wilton, l'inventore, come sappiamo, della boil, del mix HNV. Dopo questo filone fu seguito dal grande Rod Hutchinson, che ne fece un utilizzo massiccio, e in seguito anche da David Thorpe, da Jim Gibbinson, che iniziarono anche ad utilizzare farine di carne invece che farine di pesce. Detto questo, cominciamo con in questa settimana io e Pino abbiamo, nel nostro poco tempo libero, abbiamo cercato di individuare, a nostro avviso sempre, i bastoncini, di alcune tipologie di bastoncini, e ne parleremo cominciando col chiedere a Pino di dirci la sua prima scelta. Sì, allora, innanzitutto, quando prendiamo i bastoncini dobbiamo sapere cosa andremo a creare. Infatti ci sono dei bastoncini che sono validi per l'inverno, ci sono bastoncini validi per sessioni veloci, oppure bastoncini che sono più adatti, diciamo, alle lunghe pasturazioni. Tra le varie tipologie di bastoncini ci sono quelli morbidi e quelli secchi. Una buona parte di quelli morbidi è meglio lasciarli stare, diciamo. Infatti vengono considerati dei semplici pani aromatizzati e quindi non adatti soprattutto alle lunghe pasturazioni, in quanto di nutritivo al loro interno hanno poco. Invece vanno, diciamo, bene nelle sessioni veloci, in quanto questi bastoncini assorbono molto acqua, si possono utilizzare nei metodi mix. D'altro canto, diciamo che ci sono dei bastoncini sempre morbidi che sono di ottimo livello. Sì, tipo il Progeo Perla, Progeo Perla, che io uso tantissimo. Ok, bene, quindi niente, riguardo invece la mia scelta, io ho fatto una divisione in questo modo, li ho organizzati in questo modo. Ne ho scelti due fruttati, di cui uno è il PTX, che è un prodotto appunto della famosa azienda inglese, la Heinz, e questo è altro motivo per cui Rod Hutchinson cominciò a tagliare i 50-50 con il Peel Food, perché abitava neanche a farla apposta proprio vicino all'azienda Heinz, e aveva, se non sbaglio, un amico all'interno. E quindi ho scelto il PTX e il fruttovo della RAF. Riguardo il PTX, è un mix, è un build food utile sia per la realizzazione di boilers sia per la realizzazione di method mix, e quindi adatto anche a lunghe pasturazioni. Ha una granulometria abbastanza grossa, quindi consente una migliore dispersione delle sostanze contenute all'interno delle esche. I dosaggi, anche qui, io vi dico, i dosaggi che leggete, che ci sono anche sui giornali, sui libri, sono tutti dosaggi teorici, nel senso che dose consigliata 15%, ok, per il PTX, ma poi dipende dalla tipologia di esca che uno vuole andare a creare e da come, e dai vari ingredienti che vanno a comporre, il resto degli ingredienti che vanno a comporre la boil. Quindi provate e basta. Riguardo invece l'altro bastoncino di tipologia fruttato, il fruttovo della RAF, è un bastoncino a base di cereali precotti,
con aggiunta di frutta disidratata, tipo mele, albicocche, fragole, arricchito con uovo. A mio avviso è un pastoncino valido, l'ho già utilizzato in passato e mi sono trovato bene. Queste due tipologie di mix, di bib food, scusate, io li utilizzerei soprattutto in inverno, soprattutto il fruttuovo della RAF, che contiene frutta. Dopo passo a parlarvi di altri due o tre pastoncini che invece sono più indicati per la stagione prettamente autunnale e per la stagione primavera e autunno. Due periodi in cui le carpe vanno alla ricerca, a una ricerca molto consistente di cibo. Di cibo ad alto contenuto proteico, poiché la primavera, come sappiamo, è un periodo che precede la frega, mentre l'autunno è un periodo in cui le carpe cercano di accumulare riserve di glicogeno nel fegato. Riguardo questa scelta qua, riguardo questi pastoncini qua, scusate, vi volevo segnalare lo zodiaco, che è un pastoncino con crostino di pane, estratti di proteine vegetali ed animali. Arriva a un livello proteico del 22% questo pastoncino, quindi molto molto superiore rispetto agli altri. Un mix di insetti disidratati liofilizzati, frutta disidratata macinata, lieviti, prebiotici da non confondere con probiotici, che invece sono i classici fermenti lattici. Un altro pastoncino da utilizzare autunno e primavera è lo Sluis Celeo, che è un pastoncino di formulazione olandese. Contiene il CLO, che è appunto il cod liver oil, l'olio di fegato di merluzzo, estratti derivati di latte, della carne, lieviti, vitamine, minerali, ed è un pastoncino che contiene delle vitamine che interessano molto al fabbisogno della carpa, tipo la vitamina E e la vitamina D. Quali sono gli alimenti nei quali troviamo queste due tipologie di vitamine? Per quanto riguarda la vitamina E, abbiamo l'olio d'oliva, l'olio di arachidi, ecco perché gli oli sono anche importanti da inserire nel mix, sempre nelle percentuali giuste. Le germe di grano, il fegato, andatevi a vedere cibo liquido, uova, noci, mandorle. Mentre la vitamina D la troviamo nel salmone, nel tonno, nelle aringhe, nello sgombro, sardine, olio di fegato di merluzzo, che abbiamo già detto è contenuto direttamente dentro il pastoncino stesso. Niente, nient'altro. Diciamo per vostra informazione, per pura curiosità, che è un pastoncino che è stato comprato direttamente dalla Nutrabites, che ne ha comprato proprio il brevetto, e che lo ha sempre abbinato e lo abbina ai suoi fish meal mix. Un altro pastoncino sempre ad alto livello proteico, e quindi da utilizzare sempre autunno-primavera, è il Sirio. Qui abbiamo sempre tra gli ingredienti crostino di pane, biscotto con albume d'uovo, estratti di proteine animali e vegetali, lieviti, vitamine, insomma, un prodotto davvero davvero completo. Questo è per quanto riguarda i pastoncini ad alto livello proteico. Poi spendo due ultimissime parole sul Nectar Blend, che può essere paragonato a un Biscò, ma naturalmente un po' più grasso del Biscò. Contiene miele, semi di Niger. Anche qui le percentuali dipende sempre dalla tipologia di esca che vogliamo creare, ma comunque bene o male tutte le percentuali sempre sono teoriche dal 10 al 25% del mix totale. Il Red Factor che preferisco, che è più ricco rispetto al Nectar Blend di oli e di vitamine, e contiene anche una sostanza che si è dimostrata subito piacere alle carpe, che è appunto la clorofilla rossa. Il Robin Red, famosissimo della ditta, per questo faccio una breve parentesi, saluto Mirko Tomasiello, Mister Robin Red, lui lo sa perché. E niente, dicevo del Robin Red, che è una miscela segreta, un pastoncino morbido da inserire nel mix, soprattutto anche in inverno. Tra gli ingredienti possiamo citare l'olio di lino, l'olio di palma, la paprika dolce, la paprika forte,
una percentuale di zucchero di canna, peperoncino, peperoncino e poi la famosa carofilla rossa. La famosa carofilla rossa, anche se lì c'è da fare un altro discorso, vabbè, ma evitiamo. Niente, io penso di aver detto queste erano le mie scelte. Sì. Adesso Pino vuoi dirci tu, vuoi sì. parlarci tu degli altri? Allora, io parlerò di due pastoncini detti tecnici. Detti tecnici perché contengono al loro interno i macronutrienti, cioè ingredienti atti a, diciamo, al fabbisogno delle carpe. Sì. I pastoncini che ho scelto sono due, sono quelli che utilizzo di più, con cui mi trovo bene, e sono il biscò e il perla. Il biscò ne troviamo di due tipi, c'è quello bianco e quello giallo. La differenza tra l'uno e l'altro sta nel fatto che il biscò bianco contiene più proteine rispetto al giallo ed ha un maggiore gusto, però diciamo che va anche bene quello giallo in caso di non reperibilità di quello bianco, perché è un po' difficile trovarlo in giro. Il pastoncino biscò giallo è un pastoncino secco con cereali, uova, semi, zuccheri, latte e derivati del latte, lieviti e aromi naturali. Ha il 17% di proteine e il 5% di grassi. Quindi diciamo è un pastoncino molto gustoso che si può utilizzare in tutte le stagioni e va bene anche per l'utilizzo di mix invernali, visto che ha un basso valore di grassi. Dopo l'altro pastoncino tecnico di cui vi voglio parlare è il Progeo Perla. È un pastoncino morbido, in esso sono contenuti le farine di cereali precotte e biscottate, le proteine della soia, il latte scremato spray, la caseina, lieviti, vitamine e omega 3. Quindi è un pastoncino grassi, sì, è un pastoncino molto nutriente. Infatti ha il 19% di proteine e l'8% di grassi. Nei miei mix io sono, diciamo, solito utilizzarli entrambi, in quanto il biscò mi permette di avere un gusto. Invece il Progeo Perla mi permette di avere la nutritività. Quindi abbini il gusto alla nutritività. Infatti se in fondo al sito andate a vedere la ricetta che ho postato io del Birdfish, troverete il 50% di pastoncino biscò e il 50% di pastoncino perla. Su quale sito? www.donatocorrente.it. Scherzato. Cup Magazine, naturalmente. Ok. Niente, dopo c'è un altro pastoncino molto buono, diciamo ottimo, che è il Cedè. Il Cedè? Sì. Molto utilizzato anche esso. È un pastoncino, diciamo, all around, cioè che all round viene utilizzato in qualsiasi formulazione di mix, sì, dal Beard Fish al Beard Food, ai più svariati. È sempre un pastoncino secco, sì, contenente proteine animali, proteine vegetali, vitamine, minerali, prodotti di panetteria, uova e zuccheri. Ha una percentuale di proteine pari al 18%. Volevo chiederti, Pino, scusami, dove si possono trovare? Possiamo dire magari a chi fosse interessato, dove li può trovare? Nei negozi di specializzati, negozi di animali? Sì, questi bastoncini tecnici li possiamo trovare nei negozi specializzati per animali. Infatti il loro costo è anche... I prezzi, tu puoi dire qualche prezzo, sì, giusto indicativamente? Indicativamente il biscò giallo lo si trova in sacchetti da 5 kg al prezzo di 12,50 euro.
Il Perla non mi ricordo in quanto è da circa un anno che ha smesso l'apogeo di produrlo. Il CD? Il CD lo si trova sempre nei negozi Gli animali? di animali ad un prezzo di 22 euro per un sacco Da 5 kg, di 5 kg, sì. che è quello che ha comunque un livello proteico superiore Superiore. perché contiene estratti sia di carne, di Sì, derivati sia di carne. proteine sia animali che vegetali. Bene, niente. L'unica cosa che volevo dirvi del Robin Red è che contiene anche proteine concentrate dalla soia. Quindi tenete presente anche questa Ed è un cosa. ottimo attrattore naturale Naturale. per carte. Si è Per dimostrato carne. Sì. essere Negli anni. negli anni. Bene, questo per noi è tutto riguardo i bastoncini, anche se, ripeto, ce ne sono tanti ragazzi, davvero tanti. Quindi chi volesse approfondire per conto suo può benissimo farlo. Grazie e alla prossima dal Big Hunter Carp Team. Ciao.